L'allerta arriva dagli Stati Uniti, San Pietro a Roma, il Duomo e la Scala a Milano sono indicati come possibili obiettivi di attacchi terroristici. L'FBI avrebbe indicato anche 5 persone sospette. In seguito alla segnalazione sono scattati controlli ancora più stringenti nelle principali città italiane. Monitoraggi rafforzati su servizi di vigilanza e sicurezza. Il Papa interviene per attenuare la paura. Niente porte blindate nelle chiese. 5.000 proiettili sparati, 7 ore di assedio, 3 morti, 8 arresti e il bilancio dell'assalto delle teste di cuoio francesi al covo jihadista di Saint-Denis. Obiettivo il gruppo del massacro di venerdì 13, che forse preparava altri attacchi. Tra le persone uccise, secondo fonti statunitensi, ci sarebbe anche Abdelhamid Abaoud, considerato la mente delle stragi di Parigi. Sull'emergenza terrorismo Renzi ribadisce la linea prudente dell'Italia, né isteria né sottovalutazioni, dice il Premier, respingendo ipotesi come l'intervento militare in Siria o la chiusura delle frontiere. E poi avverte il centrodestra, niente leggi speciali, escludo modifiche della Costituzione, ma rafforzeremo l'azione degli 007. Oggi alla Camera il voto finale sul decreto missioni. Il tabloid inglese Daily Mail diffonde un video molto forte su una delle sparatorie che hanno insanguinato Parigi la sera di venerdì 13. Un terrorista armato di un fucile d'assalto spara in un bistrò, si avvicina a una ragazza a terra, punta l'arma che però si inceppa. In qualche fotogramma si intravede anche l'uomo che, secondo il Mail, sarebbe Salah Abdeslam, uno dei super ricercati di queste ore. Sono le 7.30, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del TG La 7. Allora, c'è un allarme anche in Italia. Arriva da fonti statunitensi, l'FBI ha allertato le nostre autorità perché nel mirino dei terroristi, e ci sono anche 5 sospetti islamisti che potrebbero colpire, nel mirino appunto delle organizzazioni criminali ci sono degli obiettivi molto noti a Roma San Pietro e a Milano il teatro alla Scala e il Duomo. Le nostre autorità hanno innalzato ancora la sorveglianza, non sottovalutiamo nessun avvertimento, ma non lo enfatizziamo neanche perché è normale che in queste ore ci siano molti allarmi. L'allerta è arrivata direttamente dagli Stati Uniti, dal Federal Bureau Investigation, l'FBI. Possibili attentati in Italia. E così ieri sera è partita dal Viminale una circolare indirizzata a tutte le forze dell'ordine. L'FBI avrebbe raccolto diversi elementi investigativi in base ai quali nel mirino dei terroristi ci sarebbero in particolare il Vaticano, il Duomo e la Scala di Milano. L'indicazione di elevare ancora di più l'allerta e di potenziare i controlli, maggiori servizi di vigilanza e posti di blocco. L'FBI avrebbe a sua volta ricevuto le informazioni dalla DEA, l'Agenzia Federale Antidroga Americana. Probabile che le notizie siano state raccolte dagli agenti federali durante una delle loro operazioni sul campo, forse una intercettazione. L'FBI avrebbe segnalato alle autorità italiane 5 persone sospette in Italia, 5 arabi, ma fino ad ora non sarebbero stati trovati riscontri. Servono dunque altri accertamenti. Mentre nella capitale gli allarmi si rincorrono, ieri sera davanti all'ambasciata americana sono arrivati gli artificieri per una borsa sospetta abbandonata in strada. Tutti i controlli sono stati negativi. Stessa storia nel pomeriggio a San Pietro, dove il pontefice durante l'udienza generale aveva appena lanciato il suo messaggio, niente porte blindate nella chiesa. Ad ascoltarlo però non c'era la folla di sempre, appena 20.000 fedeli. Anche le vie che portano al Vaticano erano meno affollate del solito. Moltissimi, invece, gli uomini delle forze dell'ordine. In vista del giubileo che inizierà l'8 dicembre, il prefetto Franco Gabrielli ha annunciato che è stato messo a punto un piano per abbattere i droni, potenziando anche i sistemi di intercettazione. In caso di minaccia terroristica, inoltre, potrebbero decollare anche velivoli senza pilota. Ogni aspetto di un possibile attacco aereo è stato studiato, ha garantito il prefetto, che ha puntato anche ad un'altra questione, la sicurezza negli stadi, perché ora, come già detto dal ministro dell'Interno Alfano, l'elenco degli obiettivi a rischio è cambiato. Ora l'attenzione è puntata soprattutto ai luoghi affollati. Allora, Roma e Milano, come abbiamo sentito, ma anche Napoli e Torino potrebbero essere località nel mirino del terrorismo. L'ambasciata statunitense avverte i propri concittadini in Italia a prestare particolare attenzione. Questa la situazione. Intanto in Francia
Sono passate esattamente 24 ore dal blitz a Saint-Denis. La polizia sta esaminando tutti gli elementi a disposizione negli appartamenti, nell'appartamento che era il covo degli jihadisti, e sono in corso naturalmente gli interrogatori delle 8 persone fermate. Tra i morti e fra loro probabilmente anche la mente delle stragi del 13 novembre. Con tutta probabilità verrà ricordato come il blitz dei 5.000 proiettili. Tanti ne sarebbero infatti stati sparati per 7 ore da polizia e jihadisti ieri durante l'assedio di Saint-Denis. Apparentemente è stato l'atto finale della caccia alla cellula terrorista affiliata ai tagliagole del sedicente Stato Islamico, responsabile dei 3 attacchi di Parigi lo scorso venerdì, ma solo apparentemente. Le cifre: 3 le persone morte, tra cui una donna che si è fatta esplodere con una cintura, 8 quelle arrestate, 5 poliziotti feriti, anche se non in maniera grave, durante l'azione alle porte di Parigi. Il gruppo era pronto a colpire di nuovo, forse nel mirino c'erano il polo finanziario della Défense e l'aeroporto Charles de Gaulle. A breve dovrebbero iniziare gli interrogatori degli arrestati, da cui ora l'antiterrorismo e i servizi di intelligence francesi si aspettano di ottenere informazioni sui terroristi ancora in circolazione dopo la strage del 13 novembre. Tra gli obiettivi del blitz c'erano infatti, e anzitutto, i 2 super ricercati del gruppo: Abdelhamid Abaoud, considerato la mente delle azioni parigine, e Salah Abdesalam, fratello di uno dei kamikaze dello Stade de France e figura attiva nelle stragi di 6 giorni fa. Secondo la stampa americana, che cita 2 funzionari parigini, di un esame del DNA, Abaoud, leader del gruppo che ha portato il terrore nella capitale francese, è uno dei morti. Il procuratore Moulin non conferma, dice non è tra gli arrestati, sugli altri non abbiamo ancora certezze. Intanto non destano preoccupazione le condizioni di salute del professore di origine ebraica ferito ieri sera a Marsiglia, ma l'allerta resta comunque altissima, e non solo in Francia, dopo le ultime minacce arrivate in video dai tagliagole contro Stati Uniti e ancora contro il nostro paese. Da Washington si getta acqua sul fuoco, mentre appare anche in America più credibile il pericolo per eventuali azioni sul suolo italiano a Roma o Milano. Allora, Abdelhamid Abaoud, lui 27 anni, origini marocchine ma cittadino belga, considerato la mente degli attentati del 13 novembre. Ancora non si sa se fra le vittime dell'attacco di ieri, dell'assalto, del blitz contro l'appartamento di Saint-Denis. Ma chi è Abaoud? Abdelhamid Abaoud, 27 anni, origini marocchine, cresciuto a Molenbeek, quartiere di Bruxelles, ormai noto come uno dei covi dell'estremismo in Europa. Il quartiere con la più alta concentrazione di foreign fighters andati in Siria e in Iraq a combattere e poi tornati in patria a portare la loro guerra in casa. Dall'inizio del 2013 elemento effettivo dell'ISIS, così devoto allo Stato Islamico che si dice abbia portato con sé anche il fratellino Younes di 13 anni a combattere per le bandiere nere. Abaoud, il fanatico che in questo video diffuso dall'ISIS guida un camion carico di cadaveri mutilati destinati ad una fossa comune. È lui, secondo la stampa francese, il vero cervello dei massacri di Parigi del 13 novembre. Diventato amico di Salah Abdeslam, l'altro ricercato, nel 2010, quando entrambi finirono in carcere in Belgio per rapina a mano armata. Abaoud era amico, a quanto pare, anche di Ibrahim Abdeslam, un altro dei membri delle squadre della morte che hanno agito a Parigi, con il quale risulta coinvolto in una serie di reati commessi in Belgio tra il 2010 e il 2011. E proprio Ibrahim avrebbe soggiornato in Siria con lui. La figura di Abaoud, nome di battaglia Abu Umar al-Baljiki, si ritrova poi al centro di molti episodi terroristici. Era in contatto con Mehdi Nemmouch, il jihadista di origine franco-algerina che uccise 4 persone al Museo Ebraico di Bruxelles nel maggio del 2014. Abaoud, che avrebbe finanziato la cellula terroristica scoperta nel gennaio scorso a Verviers, sempre in Belgio, che progettava attentati contro la polizia. Subito dopo il terrorista compare sulla rivista dello Stato Islamico, Dabiq, e si vanta di essere riuscito a raggiungere la Siria. Racconta anche che un poliziotto l'avrebbe fermato confrontando la sua faccia con una foto segnaletica, ma che poi l'avrebbe lasciato andare. Ma racconta anche di essere tornato in Belgio e di aver creato un covo sicuro da dove preparare altre stragi. Abaoud è sospettato anche di essere la mente dell'attentato sul treno Thalys lo scorso 21 agosto e di quello fallito alla chiesa di Villejuif. Nel luglio scorso un tribunale belga lo aveva condannato a 20 anni di carcere per reclutamento di jihadisti. E le autorità stanno verificando se Abaoud è effettivamente una delle vittime di Saint-Denis.
C'è di sicuro invece Asna, che di Abaud era la cugina, è stata lei la donna kamikaze che si è fatta esplodere. Mentre notizie di un altro ricercato di queste ore, Salah Abdeslam, le abbiamo indirettamente da un video pubblicato dal Daily Mail che racconta uno degli episodi finora sconosciuti del 13 novembre. Vediamo che cosa è successo. Improvvisamente degli spari all'interno di un ristorante, l'immediata reazione istintiva di nascondersi sotto il tavolo o il bancone, i tentativi di fuga. Sono le immagini di una delle sparatorie di venerdì sera in un ristorante di Parigi. Le pubblica il Daily Mail online, le presenta come esclusiva mondiale, 4 minuti di materiale delle 3 telecamere a circuito chiuso del bistrot ottenute dalla testata britannica. Mostrano i momenti terribili dell'attacco terrorista in uno dei locali dell'11° arrondissement. Pochi secondi dopo i primi spari, un uomo si avvicina all'ingresso. Secondo il Daily Mail, si tratta di Salah Abdeslam, il 26enne poi fuggito in Belgio. Non indossa la cintura kamikaze, ma ha in mano una K-47, lo punta in basso, ma un problema, l'arma si inceppa e non spara. Il terrorista si allontana e una manciata di secondi dopo una donna si alza e fugge. È scampata miracolosamente all'agguato. Alcuni cercano scampo all'interno del locale, correndo sulla scala o verso il seminterrato. Scene di terrore e di coraggio. Dalla telecamera che inquadra dietro il bancone si vede una cameriera che accoglie e abbraccia una collega più anziana, ferita. Di lei ora si sa che è Jasmine, una studentessa di 20 anni, è nata a Parigi ma i suoi genitori arrivano dal Marocco e Algeria, stesso background di chi dall'altra parte spara. Un miracolo che nessuno sia morto nel ristorante trivellato da 30 pallottole in poco più di un minuto. Ma solo nelle vicinanze 5 persone sono rimaste vittime dell'attacco, tra cui un uomo che stava entrando a ritirare una pizza. 8 anche i feriti, alcuni gravi. Immagini veramente impressionanti. E poi la Francia. Ieri il presidente Hollande ha incontrato i 2000 sindaci francesi e ha raccontato che cosa vuole fare per rispondere alla sfida del terrorismo islamico. A poche ore dal blitz di Saint-Denis, il presidente francese ribadisce il senso della fermezza e della lotta senza quartiere ai terroristi. Vogliono rubarci la vita, ma non lo permetteremo. La Francia non cederà alla paura, così Hollande, davanti a 2000 sindaci venuti da tutto il paese per spiegare l'estensione dello stato d'emergenza per i prossimi 3 mesi. Restringerà le nostre libertà, dice il capo dell'Eliseo, ma servirà a ristabilire le libertà dei cittadini dopo il massacro di venerdì scorso. Torneranno i controlli alle frontiere, pur nel rispetto dei trattati europei, possibilità di fermare e obbligare a domiciliare chiunque in qualche modo sia sospettato di rappresentare una minaccia, mano libera della polizia nelle perquisizioni di auto, case, telefoni e computer. Sono queste alcune delle misure previste dallo stato d'emergenza. Un rafforzamento dell'azione che riguarderà anche il lavoro dell'intelligence. Un insieme di misure che peserà sul bilancio francese, ma su cui l'Unione Europea intende derogare. I costi della sicurezza e della lotta al terrorismo saranno fuori dalle regole del patto di stabilità, una flessibilità nei conti pubblici che potrà riguardare anche altri paesi come l'Italia, ha fatto sapere il presidente della Commissione Juncker, sottolineando come gli attacchi di Parigi siano soprattutto un atto di guerra in Europa. E proprio sul fronte bellico, quello siriano, sono attesi nuovi raid francesi e russi su Raqqa contro le postazioni dell'ISIS, mentre la portaerei Charles de Gaulle raggiungerà nelle prossime ore la zona del conflitto. Allora, così in Francia. Ieri invece il presidente del Consiglio Renzi ha spiegato qual è la linea del governo italiano. Noi non vogliamo intervenire militarmente se non saremo obbligati in Siria, perché pensiamo che serva accanto a una risposta forte contro il terrorismo internazionale, una risposta adeguata a quella che è la sfida, serva anche la mediazione politica, il dialogo, la discussione, soprattutto per quel che riguarda la situazione in Siria. Renzi ha insistito su un punto soprattutto, non servono né leggi speciali né modifiche della Costituzione. Più risorse alla sicurezza a partire dalle periferie degradate che spesso divengono culla del terrorismo, lo conferma il Presidente del Consiglio in un'intervista televisiva nel corso della quale chiarisce ulteriormente la linea del governo italiano sull'emergenza del terrorismo internazionale, che rimane prudente ma vigile. Non dobbiamo perdere la nostra identità, aggiunge il Premier, dobbiamo avere il coraggio di non rinchiuderci, ma su un punto Matteo Renzi insiste particolarmente. L'Italia è un paese forte.
Teniamo alti livelli di sicurezza, intensificheremo i controlli, ma senza rinunciare alla libertà e alla nostra identità. Niente isteria né sottovalutazione, bisogna trovare un equilibrio. L'Italia è una sua grande forza di reazione. Inoltre il capo del governo non ci sta a far passare l'immagine di un'Italia non impegnata fino in fondo e chiarisce il ruolo dei nostri servizi nell'individuazione del boia dell'ISIS, Jihadi John, ucciso da un drone americano il giorno prima della strage di Parigi. L'Italia dunque punta soprattutto sulla prevenzione, potenziamento dell'intelligence, insistendo sulla cyber security, rafforzamento delle misure di sicurezza, più mezzi e più uomini e più finanziamenti, anche sforando i limiti dei parametri europei come farà la Francia. Ma nessuna misura eccezionale, nessun potere speciale, magari modificando la Costituzione. Infine, Renzi chiarisce anche che dopo la strage di Parigi non ha mai pensato nemmeno per un istante di chiedere al Papa di rimandare il Giubileo della Misericordia. Non esiste proprio il Papa, sempre Papa è. Insomma, per Renzi l'inizio dell'anno santo, l'8 dicembre, non modifica il quoziente di rischio di Francesco e del Vaticano. Allora, avete sentito, si può sforare, si sforerà probabilmente per le spese sulla sicurezza. La notizia importante è che l'Europa non conteggerà queste spese all'interno del patto di stabilità. Lo ha confermato Juncker dopo la richiesta francese e naturalmente la questione riguarderà anche noi. Oggi intanto è atteso il voto definitivo al decreto sulle missioni che attribuirà ai nostri militari all'estero poteri speciali da 007. Dopo gli attacchi di Parigi, la Camera accelera sulle missioni all'estero, dando il via libera con 345 voti favorevoli all'emendamento del governo che attribuisce ai militari delle forze speciali impegnati in missioni di intelligence all'estero le stesse garanzie degli 007. In pratica potranno effettuare blitz per la liberazione degli ostaggi, operazioni di sostegno ai contingenti italiani impegnati all'estero e interventi in paesi stranieri per individuare ed eventualmente bloccare i sospettati, ma mai senza il consenso dello Stato sovrano, precisa il governo. Le forze speciali avranno insomma maggiori poteri e garanzie che però non varranno in caso di crimini contro l'umanità. La norma è stata inserita nel decreto missioni che sarà votato oggi dalla Camera. Sinistra Italiana ha già annunciato che, sebbene ci sia la necessità di intervenire con maggiori strumenti per combattere il terrorismo, si asterrà perché l'articolo non dà garanzie sufficienti. Le opposizioni invece sono tutte d'accordo per il via libera. Contro Italia Gole bene anche la licenza di uccidere, fa sapere la Lega. Sì anche da Forza Italia e dal Movimento 5 Stelle, che da una parte si dice soddisfatto che il governo abbia accettato di potenziare il controllo parlamentare sull'intelligence, ma dispiaciuto per la bocciatura dell'emendamento presentato dai grillini che prevedeva di aumentare i finanziamenti per 20 milioni di euro all'anno. Un aspetto questo sul quale sta lavorando anche il governo. Le missioni di intelligence hanno infatti bisogno di software sofisticati e costosi e di una rete di informatori adeguata. Servono dunque investimenti. La legge di stabilità già prevede 20 milioni, ma non è escluso che la cifra possa aumentare. Allora, gli islamisti autori dell'attentato contro l'Airbus russo caduto sul Sinai un paio di settimane fa hanno mostrato anche le prove della loro azione. Una lattina conteneva l'esplosivo che ha fatto precipitare quell'aereo. La propaganda mediatica del sedicente califfato va di pari passo con le azioni brutali compiute nel nome della guerra santa. Sull'ultimo numero della rivista Dabiq, con cui l'ISIS comunica al mondo, confezionato 5 giorni dopo la mattanza di Parigi e appena diffuso, gli uomini di al-Baghdadi, nel rivendicare l'attentato all'aereo russo esploso nei cieli del Sinai, 224 le vittime, svelano i dettagli della strage. Il 30 settembre la Russia ha deciso di partecipare con arroganza alla guerra contro i musulmani, si legge sulle pagine online. E così, dopo aver trovato il modo di violare i controlli di sicurezza a Sharm el-Sheikh, abbiamo deciso di cambiare obiettivo e di far precipitare un aereo russo invece che uno della coalizione internazionale. Poi i dettagli sull'attendibilità della ricostruzione dei fatti e la prova. Una lattina utilizzata come bomba rudimentale da far scoppiare a bordo dell'aereo, immortalata insieme con i congegni che l'avrebbero fatta detonare. Ma è solo l'inizio. Scorrendo le pagine dedicate alla rete mondiale dello Jihad si arriva a un altro fronte, apparentemente lontano.
Quello del Bangladesh, che riguarda invece molto da vicino l'Italia. È proprio qui, nel cuore diplomatico di Dhaka, che il 28 settembre scorso è stato trucidato il veterinario Cesare Tavella, in quello che era apparso fin da subito un agguato in piena regola. Ed eccola la foto di Tavella, definito spregevole, crociato, italiano, giustiziato dai guerriglieri dell'autoproclamato Stato Islamico. E poi, come una controcopertina, le immagini delle ultime due vittime del califfato, che scegliamo di non mostrare, un norvegese e un cinese trucidati in Siria. E la minaccia, evocata più volte negli slogan e nelle immagini della propaganda jihadista, quella nei confronti del Vaticano. Allora, l'ultima notizia arriva dalla Bosnia, dove due soldati sono stati uccisi nei pressi di Sarajevo con un'arma automatica da un uomo che poi si è fatto esplodere. Secondo le forze speciali bosniache si tratterebbe proprio di un islamista. Allora, mi fermo qui, adesso ci sono le previsioni del tempo con Paolo Sottocorona, subito dopo c'è Alessandra Sardoni con Omnibus, Vincenzo Amendola del PD, Gianluca Pini della Lega Nord, Giovanni Orsina, Andrea Purgatori e Ferruccio De Bortoli sono gli ospiti di oggi. E le notizie tornano con la prossima edizione del telegiornale alle 13.30. Grazie e arrivederci a domani.